Stiamo entrando nel vivo di FC24 e ieri sono state rilasciate due SBC veramente molto interessanti, quella di Son e Leopold, ma vale la pena sbloccarle? Vediamolo insieme oggi. Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri sono state rilasciate ufficialmente le SBC dei vincitori del giocatore del mese della Premier League e della Serie A. Per la Premier League ha vinto Heung-min Son, il coreano del Tottenham, mentre per la Serie A, un po' tra le polemiche degli interisti che volevano Lautaro, è uscito Leao. Innanzitutto ci tengo a fare una piccola precisazione proprio su questo tema, perché il premio che l'associazione calciatori dà come giocatore del mese è diverso dal premio che dà la EA Sports, che è la risultante di una serie di voti che vengono fatti online. Per cui i milanisti sono tanti, e in più i giocatori di FC che volevano vedere Leao piuttosto che Lautaro perché carta più interessante sul gioco erano altrettanto tanti, motivo per il quale questa sfida l'ha vinta Leao e non Lautaro. Ma onestamente non fatevi troppo il fegato amaro perché non siamo tecnici, ma siamo semplicemente amanti del gioco e ci fa piacere ovviamente vedere nel gioco delle carte che sono effettivamente utilizzabili. Partiamo proprio da Leao, perché secondo me è il giocatore sul quale c'è un pochino più da dire, anche se anche il buon Son qualcosina merita. Andiamo a vedere innanzitutto quelli che sono i requisiti: una rosa 85, una rosa 86, una rosa 86 di Serie A, una rosa 87 e una rosa 88. Quindi praticamente questo giocatore va a prezzarsi attorno ai 447.000 crediti rispetto a quelli che sono i 96.000 crediti della sua versione base. Cosa significa questo? Che il buon Leao Potm costa quasi la bellezza di per 7 rispetto alla carta oro. Ma andiamo a vedere quali sono le statistiche che ha questo Leao. Ha come al solito 1,88 m, e questo lo sapevamo. Ha come al solito dei work rate che non mi fanno girare la testa perché ha normale basso. Avesse avuto anche alto basso, ok. Però non mi spicchi né in attacco se sei un giocatore offensivo, né mi hai un discreto playstyle per la fase difensiva. 4 stelle skill e 4 piede debole, così come la carta oro base, per cui non mi hai neanche quella quinta skill che ti renderebbe un giocatore veramente tanto interessante, che poi inciso, non capisco come sia possibile che Leao non abbia la quinta skill perché l'hanno messa a Kvara. Non comprendo perché non metterla a Leao, che credo sia uno dei migliori dribblatori della Serie A. E il tipo di accelerazione, ovviamente, con lo stile d'intesa base è controllato, mentre con lo stile d'intesa architetto diventerebbe controlled lengthy, così come con ancora e cannoniere, che a mio avviso poi diventa anche lo stile consigliato, cannoniere sulla carta pot. Andiamo a vedere però le stats. Prima passiamo da quelle che sono le posizioni, che sono tante quelle che può ricoprire, molto utile, versatile per le ibride, perché infatti può fare la S, le S, la T e la TT, oltre che poi è portoghese, quindi c'ha tutta una serie di link interessanti. Statistiche, dicevo, accelerazione e velocità scatto 94, che uniti a un ottimo stile di corsa e al suo body type lo rendono sicuramente un giocatore molto veloce. Infatti per me Leao va sfruttato in fascia e non da punta, altrimenti un po' ve lo perdete. 85 di finalizzazione e 81 di potenza tiro sono ottimi parametri. 82 di passaggio corto anche molto buono, pecca però in passaggio lungo solo 65. 86 di agilità, 81 di equilibrio e 85 di reattività, uniti comunque ad una fisicità importante, un 82 di forza, non li sentite tanto come li sentite ovviamente su un altro tipo di giocatore, ma comunque Leao palla al piede, non è proprio uno di quei tronchi rari che insomma siamo abituati a conoscere, se la cava abbastanza bene. In più anche 90 di dribbling, 88 di controllo palla e 84 di freddezza. Un po' mi dà fastidio il 79 di resistenza, perché questo vuol dire che molto plausibilmente, arrivata una certa, lo dovete togliere, soprattutto se ci sono i supplementari, magari penso weekend, eccetera. Mentre per quanto riguarda gli stili di gioco, ha il tiro a giro argento, ha il passaggio teso argento, il trickster argento, il talento naturale argento, il rapido plus e il passo veloce argento. Quindi anche qua, rispetto alla carta base, non è che abbiamo dei cambi nei playstyle, anzi, playstyle che comunque rimangono di assoluto valore perché sono dei playstyle utilissimi su una carta come questa, però non c'è niente che secondo me giustifichi questo aumento sconsiderato di prezzo. Andiamolo a vedere però confrontato con quella che è la carta sua base.
come possiamo vedere in questo caso, come overall generale ma anche come aumento statistico, praticamente questa carta Potm ha semplicemente dei più 1. Infatti ha più 1 di overall totale da 86 ad 87, più 1 di velocità, più 1 di tiro, più 2 sì di passaggio, più 1 di difesa e più 2 di fisico, che in realtà, come possiamo andare a vedere, si traducono in upgrade che, ragazzi, sono praticamente insignificanti. Perché da 93 di velocità e accelerazione passiamo a 94, da 84 di finalizzazione e potenza tiro passiamo a 85-81. I più grandi, se così possiamo chiamare, miglioramenti si vedono nel passaggio corto, che da 82 passa a 80, e dal lungo da 63 a 65, così come le stats di fisico che fanno un più 2. Ma adesso la mia domanda è, ragazzi, ma vale la pena sbuttare tutti i non scambiabili o una gran parte di non scambiabili per una carta che è praticamente uguale al base? Peggio mi sento se ci avete il base non scambiable. Quindi il mio consiglio su Leao a malincuore per questa sua prima versione Potm è un grossissimo no. Non ne vale la pena, raga, un po' una fregatura. Andiamo ad analizzare adesso invece il nostro Son, che anche qua non è proprio una carta economica, perché ti chiede 2,86, 2,87 e 2,88 per un giocatore che si va ad attestare più o meno sui 670.000 crediti, che sono veramente veramente tanti. Ma andiamo a vedere la carta. Parliamo infatti di un giocatore che ha ricevuto degli upgrade sensibili. Inoltre è il solito Son, 1,83 m, alto normale di work rate, 4 skill e 5 di piede debole, tipo di accelerazione mostly explosive. Anche lui è stracomodo per ibridare, perché può fare la punta, le S, la T, la S. E poi è comunque di Premier League, anche se, essendo coreano ed essendo del Tottenham, per cui una squadra che non presenta questi grandi giocatori in termini di utilizzabilità, un pelino potrebbe risentire. A livello statistico, ragazzi, poco da aggiungere, parliamo di una carta straveloce, dotata di un tiro eccezionale, di un ottimo passaggio corto, palla al piede, anche qui come Leao si comporta discretamente bene grazie all'83 di agilità, al 91 di reattività, all'84 di controllo palla e l'89 di dribbling. Qui abbiamo anche un bel 92 di resistenza, questo vuol dire che sta carta è cimena pesante, rimane in campo e si affatica difficilmente. Per gli stili di gioco non abbiamo variazioni, abbiamo il razzetto argento, il rapido argento, ma soprattutto il tiro di precisione plus, motivo per il quale io questa carta la impiegherei da esterno per spammare tiri a giro, che con questo playstyle sono una delle cose più rotte in assoluto. Andiamola però a confrontare anche in questo caso con la sua versione base. Rispetto a Leao, Son aveva già visto una carta speciale, infatti era uscita la sua versione IF 88, che infatti come prezzo, bene o male, è circa la metà della carta Potm, per cui col Potm siamo più o meno in linea se vogliamo considerare i prezzi. Per cui se l'IF è un po' come in questo caso il Potm di Leao, perché come potete vedere aveva dei più 1 e qualche più 2 ad esempio nel tiro e basta, poi erano tutti quanti dei più 1, e ragazzi, con il Potm ci allontaniamo di parecchio dal base, perché abbiamo un più 2 di velocità, un più 3 di tiro, un più 4 di passaggio, più 2 di dribbling e più 3 di fisico. Così come ci allontaniamo anche dall'IF, perché abbiamo un più 1 di velocità, un più 1 di tiro, un più 2 di passaggio, più 1 di dribbling e più 2 di fisico. E ovviamente, considerando che questa carta qua non è come Leao, che ha la comodità di costare il base 90.000 o comunque la versione prima del Potm 90.000, ma comunque siamo sui 350-370, questa carta qua di Son, se voi andandovi ad aiutare con dei fodder, ovvero con delle carte magari anche non scambiabili che avete nel club, riuscite ad abbassarne il prezzo e per cui magari comprare effettivamente sul mercato un totale di carte che va per un valore di circa 300-250, per cui sotto l'IF, per me, ragazzi, sbloccare questo Son Potm può avere senso, soprattutto perché è una carta a lungo termine, non è una carta che viene superata da un giocatore che esce domani o tra una settimana, o comunque, anche se dovesse succedere, è una carta che rimane di assoluto valore. L'unica mia preoccupazione è che se voi avete un'idea di squadra che ha questo Son al suo interno, dopo dovete rimanere abbastanza focussati nel perseguirla, perché
vi ripeto, essendo coreano, essendo di una squadra di Premier non proprio diffusissima, se volete andare a smontare dei pezzi e magari ibridare, fare delle cose strane, e allora Son potreste magari non averlo al massimo d'intesa. Però io vi dico, su questa carta qua, ma anche giocarlo a due, ma paradossalmente forse a uno, come ad esempio io ho giocato Neymar fino a qualche giorno fa, non dovrebbero esserci grossi problemi. Poi vi ripeto, gli upgrade sono sensibili rispetto alle due versioni precedenti. Anche qua peccato che non gli sia stato dato un playstyle in più, perché quello avrebbe fatto ulteriormente la differenza. Però tra i due, se io avessi la possibilità e la voglia di sbloccare Son o Leao, scelgo senza alcun dubbio il giocatore coreano, ovvero Son, perché ragazzi, sta versione è veramente forte. Ragazzi, fatemi sapere come al solito nei commenti se avete sbloccato uno di questi due giocatori e perché, se siete d'accordo con le mie valutazioni. A me non resta altro che ricordarvi che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Vi auguro una buona giornata, un salutone dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao!